Io solito li bloccano a testa, esatto. Dai, poteva uscire questa invece di giardino. Che palle. Per esempio, preferisco molto di più Wesker al Nemesis. Ma preferisco letteralmente quasi qualsiasi killer al Nemesis. Nemesis è uno di quelli che mi piace di meno, proprio. L'unica cosa buona del tentacolo è che puoi giocarlo con Save the Best, ecco. Tipo, lui è l'ossessione, quindi tanto che vale che vado di tentacolo, non mi cambia niente. Il problema è che facendo così non prendo pressione perché... wow, drop the god instant. Non prendo pressione perché non lo ferisco. È l'unico problema grave, diciamo. Tanto lo infettiamo, ma... Il problema principale è appunto anche altro di questi killer qua, melee. Senza un M2 forte, senza possibilità di muoversi velocemente. È proprio il fatto che tu devi camminare verso il surf. Cioè, considerate questo surf qua. Se non si fosse incassata la porta di Shaq, non l'avrei hittato. Qui devo per forza andare di M2 perché non ci sarei arrivato. Lo zombie ovviamente viene a body bloccarmi, guarda. Facciamo la petizione per rimuovere gli zombie? Guarda, giuro, preferirei che non ci fossero gli zombie, ma il mio tentacolo non ti deve infettare per ferirti. Troppo RNG gli zombie. Peccato, sei passato avanti Dwight. Oltre che tutto, ha finito anche il gen. Sono caduto in testa, ma non sono riuscito a vederlo. Save. Comparsa. Ed ecco perché non mi piace giocare gli M1 di solito. Qualcuno ha aperto una cassa? Ah, sì, quello, ok. Potevo arrivarci di M1 perché non mi aspettavo fosse abile di bloccarla. Ok, dovrei esserci di M1 così che... Vabbè, gli ho dato l'infezione, ci arrivo di M1, prendo un'altra Stack di Save the Best, provo altri 60, ma non ci riesce. Appena finito una 4K con Lonnie con te sottofondo, non farmi triggerare le sur toxic. Ok, meno male è partito eco di dolore su sto gen. Ho ammazzato lo zombie. Marco, due. Di nuovo lo zombie che mi trolla. Porca puttrella. Mi ha tolto l'hit sul surf. E in più si è preso lo, si è preso il body. Cioè, ha dato lo speed al sopravvissuto ferendolo con la sua. Con l'infezione. E si è preso pure il body. Cioè, ma che cazzo? Ma da che parte stanno sti cazzo di zombie? Porco due. C'è off the record questo. Ci arrivo per lo speed, che palle. Zombie quinto swerve. Ma porca vacca, ma veramente. Oh, ma quanto corri? Dai, eh. Ah, dai, Dwight. Avrà il 3%? La cosa buona è che puoi spaccare i pallet al 2, però... Secondo me la sua utilità finisce lì. Ok. Abbiamo fatto due hook sullo stesso, tra l'altro. E mancano due gen, quasi... mancano quasi due gen. Cioè, questo è quello che sono entrambi veramente messi male. 50% uno, quasi 90% forse quello. Vedevo lo zombie grato, ma sapevo che ci fosse comunque. No, se li dava di nuovo la speed mi incazzavo.
Veramente, qua mi sarei incazzato a sangue se gli dava la speed di nuovo. Se lei dava la speed di nuovo. Con 8 stack di serie the best, però chiudiamo velocemente i gen. I chase, scusate. E non è male come cosa. Ci iniziamo a prendere magari qualche altro eco di dolore. E anche la cosa che puoi flashare gli zombie è stupidissima. Hanno eliminato tutte le meccaniche dove avere la torcia ti potenzia il sopravvissuto contro determinati killer, tipo artista, nurse, strega tecnicamente, Wraith. Ma per gli zombie no, gli zombie li puoi ancora flashare. Ma che cazzo vuol dire? Mi sono sbagliato. Ma bella partita di slag, a me non piace slaggare, Slappy. Lo trovo noioso, anche perché poi li devo trovare surve. Non mi piace slaggare in generale. L'unico momento in cui slaggo è quando gioco Sadako con Danna. Ma per il resto no, non mi piace. Stanno pulendo qua sopra. Grazie amore. Sentito quella ferita. Sfortunatamente troppo tardi. Save the best word. E ha quittato Dwight. Ok. Poi c'è un'altra meccanica che è veramente stupida di sto killer. Che è... Oddio, questo genere è grittalo zero. Holy fuck. Che è praticamente dare, crouchare dietro un angolo di map, dietro un muro, equivale a annullare completamente il potere di The Nemesis. Salti. Ah, non sono al 3. Pensavo di essere al tier 3. Tier 3 dovrebbe avere leggermente più range, ma non sono neanche sicuro. Mi sono venuti i dubbi esistenziali l'altra volta che l'ho giocato. Oggi mi hanno abilizzato con stun e due torce contemporaneamente. Cos'eri al locker? Ti hanno stunato al locker, è finito lo stun e ti hanno ristunnato e intanto ti hanno flashato. Nice. Ne di più, ok. Rework al Nemesis, gli diamo il suo amico lanciamissili. Ma magari, cazzo. Al tier 3 invece di avere un tentacolo è un fottuto lanciamissili. Lo prenderei volentieri, guarda. Non fa cagare, però si rifiuta di entrare in più scarto. Semplicemente è troppo lento, capito? Perdi troppa pressione. Che è il problema principale. E il fatto è semplicemente, anche con l'Ali, il problema è sempre lo stesso in realtà. Guarda quanto devo camminare per avvicinarmi al sur, mamma mia. Perché alla fine il killer non è così tanto veloce rispetto a un sur, capito? Si finisce prima partita che si carica al 3, di solito sì. Cioè, a meno che... Se giochi degli add-on apposta, in realtà, che ammazzi gli zombie e ti carichi di più il tentacolo, ci stanno anche. Il problema è che ogni volta che ammazzi uno zombie è una perdita di tempo immane, perché ti devi fermare. Brutta scelta questa di cleansarsi adesso. Non con me di fianco, più che altro. Ok. Anche qua, adesso vedrete, se sa giocare bene, adesso croucha, non l'ha crouchato. Se crouchava mi doggiava l'hit. Non so questo come io l'ha bettato invece. Fuck, bel dodge. Di qua.
Eccolo qua. Basta crouchare e annulli completamente il potere del Nemesis. Che è una cosa super dumb. Mezzoniamo un pochettino. Ok. Ci manca che il zombie si mettesse davanti al gancio. Lui è 4.6, sì, il killer è un 4.6. Il Nemesis è 4.6. Meno male, se fosse 4.4 sarebbe veramente una merda. Meglio portarlo al 2. Sì, secondo me sì. Lo porti al 2 solo sull'ossessione, magari ferendo l'ossessione. E qua... Allora, il tentacolo del Nemesis, l'unico momento in cui lo usi effettivamente contro le persone, a meno che non sono l'ossessione, è quando non ci arrivi di M1. Se non ci arrivi di M1, lo usi. Tipo, sta saltando una finestra, sta droppando un pallet. Se no, no. Mi sa che stanno rattando tutti gli altri due, comunque. Sia Kate che Meg. Sì, considera se io sono così e c'è uno dietro alla finestra che croucha, non lo posso ferire. Colpire gli zombie con l'M2 che fa? Ti carica un po' il tier. Oh, salve. Oh, salve. Ho provato. Anche qua non si può hittare perché c'è un muro davanti. Quello sarebbe stato hit. Ve l'ho fatto solo vedere. Sapevo che non si potesse fare. GG. Zombie, difendi questo balloncino, fai una cosa utile. Dai, guarda, se potessi dare degli ordini agli zombie, sarebbero fortissimi. Se gli potessi ordinare di patrollare una zona grossa, magari. Tipo gli dai l'ordine, vai a quel gen e tipo ti controlla tutta questa zona così camminandoci attorno. Tipo un po' la guardia. Sì, tipo cavaliere, esatto. Tipo gli dici un obiettivo. Tipo hook, generatore, eccetera. E tipo dal generatore a cerchio a, te lo fa tipo il centro del generatore. E ti fa tutto questo cerchio qua. E tipo inizia a camminare attorno a quella zona. Anche quello, sì, quando ammazzi un sword diventa sono zombie. Ma sono zombie. E vabbè, anche Nemesis sono zombie gigante. Quindi più o meno. Non abbiamo idea di dove spawn la botas. Proviamo a stare in shock. Che ci sono due spawn, uno dentro e uno fuori qua. No. Tanto perdo sicuramente il fatto dello spawn della botola, che sarà spawnato sotto Kate. A me in realtà il Nemesis non mi è dispiaciuto nel 3. Nel remake del 3. Che dovrebbero reworkarlo qua e basta. La botola l'abbiamo trovata noi. Vediamo se riuscirà adesso per la porta. Magari era già la porta ad aspettare. Sì, era già la porta ad aspettare. L'ho vista la testolina. Quella lì. Vabbè, lo dite, andiamo a super illunza. Dai, venga qui, signorina. Su, su. Su, su. Credo che li sto prendendo tutti i max range, tra l'altro, questi tentacoli. Adesso ha la god window. Comunque è rimasta abbastanza god sta window.
Fa un po' più fatica a tornarci. Però rimane comunque god, mi sa. No, forse non ce la fa. Magari... No, one shot sarebbe troppo. One shot sarebbe troppo. One shot il tentacolo al 3 sarebbe veramente troppo. Oppure sai cosa? Al 2 inizia a infettarti e a ferirti. O al 3 infettarti e ferirti. Uno dei due. Tecnicamente rallenta. Tecnicamente quando ti hitta col tentacolo ti rallenta tipo per 0,3 secondi. Una roba del genere. Dovrebbe assegnare delle musiche decise da alcuni kill, tipo avrei tanto spill fred trap o che sia chess music. Ma secondo me dovrebbero rimuoverla e basta la chess music, vedi un po'. Io non la voglio la chess music. Io se la potessi eliminare un bello slide di volume per la chess music la vorrei mettere a zero. La odio veramente troppo. Il fatto che non senti i passi di surf mentre sei in chess è veramente troppo.